Buonasera a tutte, salutiamo subito anche chi ci sta seguendo dal canale Instagram. Benvenute e benvenuti a questo talk Max & Co. E il tema di questa sera è tradizione e innovazione. Io insomma sono molto contenta di essere qui, io sono Sofia Taglioni, faccio l'attrice. E stasera modererò questo talk e presenterò la nostra ospite, la nostra fashion talent, che è, lo dico un po' alla Chiambretti, Beatrice Bartolocci. Beatrice è una giovanissima, giovanissima stylist e designer, è umbra d'origine. E ha studiato all'Accademia di Moda e Design Roma. qua a Roma e attualmente vive a Milano e lavora come assistente stylist per varie campagne editoriali. E stasera ci racconterà un po' che cos'è la moda, un po' come ci accompagna nella nostra quotidianità e ci mostrerà concretamente anche come il suo pensiero, suo stile si intrecciano alla filosofia di Max & Co. Gli abiti Max & Co. Non vivono solo nel solco di una tradizione della sartorialità made in Italy, ma sono anche proiettati al futuro attraverso la ricerca e la cura di un design innovativo. Un design che è come una sorta di Giano Bifronte ha una faccia rivolta verso il futuro e l'altra rivolta al presente, un presente che, come sappiamo, è in continuo mutamento e cambia a seconda delle esigenze che Max & Co. ascolta e integra nella sua ricerca. E questo come si traduce? Si traduce in abiti dinamici, versatili, pratici, che Giovani anche giovani, giovanissimi. Che non sono fatti solo per essere belli, ma anche per essere funzionali, per funzionare, tanto quanto noi che li dobbiamo indossare. La donna Max & Co. è una donna che appunto deve, come dire, utilizza la moda come anche rappresentazione e manifestazione del proprio sé ed è pronta e affronta le sfide quotidiane, che se anche non sono sfide, comunque affronta la quotidianità, che è già una grande sfida, almeno la mia. Quindi, ecco, e Beatrice ci mostrerà concretamente come tradurre tutto questo. Ha creato degli abiti ad hoc, dei look ad hoc per noi. E che stasera ci mostrerà, e spoiler, perché li ho già visti, e sono veramente molto interessanti, sono chic, casual, vivaci, incisivi, chi più ne ha più ne metta. Quindi direi che dopo il mio sproloquio passo la parola a Beatrice e gli chiedo, iniziamo un po', raccontaci un po', dici un po', qual è il tuo pensiero, sulla moda, su come si innesta nella nostra quotidianità e cos'è per te? Allora, intanto direi che questa è una domanda molto difficile perché la moda è tante cose. Oggi è un campo vastissimo, però sicuramente se dovessi dire con esattezza oggi che cos'è la moda, come si può riassumere, direi intanto è molto legata al passato, alla tradizione, perché la moda comunque lo vediamo anche ogni giorno, è ciclica, no? Siamo un po' nostalgici, c'è cioè le tendenze del passato, le vediamo che ritornano costantemente. E poi diciamo che anche il pezzo di tradizione, no? Il pezzo d'archivio del passato, in realtà almeno per noi designer, no? Soprattutto, non è una cosa da dimenticare, ma anzi molto spesso ci dicono proprio di studiare il pezzo d'archivio, di partire da lì per creare la nuova idea, la nuova collezione. Quindi io per questo dico anche che la moda è tradizione, la moda è legata ancora oggi al passato. Poi, dall'altro lato, mi viene da dire anche cambiamento, innovazione, molto legata anche al futuro, no? Alla società, secondo me, diciamo, al fatto che comunque i tempi stanno cambiando costantemente, cambia la gente, cambia il pensiero, cambia il comportamento d'acquisto,
e quindi la moda comunque si deve adattare anche a questo. E ad esempio mi viene in mente, no, anche il Covid, che è un periodo purtroppo che tutti noi abbiamo vissuto, in cui ci siamo dovuti ritrovare a stare in casa. E quindi diciamo che molto spesso eravamo più indotti a comprare magari l'abito comodo, confortevole, quindi più che il cappotto magari o l'abito massimalista, eccentrico per uscire, perché non potevamo uscire. Quindi questo per dirvi che comunque la moda si deve adattare necessariamente al cambiamento, all'innovazione e alla società, perché è figlia della società ed è figlia del suo tempo. Quindi secondo me sicuramente si può parlare oggi di tradizione, ma anche innovazione nella moda, come mi dicevi anche te prima, appunto. Quindi per me sostanzialmente ci sono questi due aspetti da considerare oggi nella moda, e poi lo dico in quanto, diciamo, fashion designer e ho studiato, quindi anche la tradizione per noi, appunto, è molto importante, il pezzo d'archivio, la sartorialità, no? Il passato che non va dimenticato. Certo, che è un po', diciamo, questo binomio, possiamo ritrovarlo probabilmente anche in questa città, anche a Roma, dove tra l'altro io ho passato il Covid e ho fatto tutto a Roma. E Roma possiamo dire che un po', rappresenta, per la sua origine, per la sembianza, la sua geografia, la sua storia, questo connubio tra passato e presente, tra Sì, tradizione e innovazione, tra assolutamente. antico e moderno, no? Sì. Io poi ho vissuto a Roma 4 anni, ho frequentato questa, appunto, la mia accademia di costume e moda, e quindi posso dirvi con certezza che a Roma ci sono varie realtà, ma non solo dal punto di vista della moda, ma soprattutto anche dal punto di vista artistico. Perché magari di solito uno pensa che Roma è solo arte classica, arte romana, ma in realtà c'è tanto anche di contemporaneo, c'è tanto di architettura, c'è tanto di design, che tra l'altro io sono molto affascinata a questo mondo perché le mie ispirazioni partono proprio da questo, nella moda, però c'è anche tanta moda, ci sono tante iniziative che vengono fatte per la moda ed anche lì mi viene da dire tradizione e innovazione, perché da una parte io vivendo a Roma ho visto un sacco di botteghe, di negozi vintage. Il mercato in cui noi tutti andiamo la domenica, che in realtà diventa un luogo fondamentale, no? Per fare ricerca, per trovare il pezzo d'archivio X che diventa fondamentale di sviluppo della collezione, però c'è anche magari il grande magazzino dove c'è l'ultima tendenza del momento. Quindi tradizione e innovazione e soprattutto direi tradizione sartoriale. Perché io mi ricordo di aver studiato nei miei anni precedenti in accademia che comunque a Roma c'è stata e c'è secondo me ancora oggi una forte tradizione sartoriale. Mi vengono in mente ad esempio gli anni 50, gli anni in cui comunque Roma comunque ha vissuto un periodo di grande splendore dal punto di vista della moda, del cinema, no? Gli anni della Dolce Vita, di Fellini, dei grandi attori, dei grandi registi, ma nascono anche le prime grandi sartorie romane. E poi, anche per quanto riguarda la sartoria maschile, diciamo che l'uomo romano ha una sua identità, veste un tipo di giacca sartoriale, molto aperta davanti, molto naturale, molto disinvolta, che si distingue chiaramente, secondo me, dalle grandi sartorie, ad esempio la sartoria inglese, piuttosto che la sartoria napoletana. Quindi questo per dirvi che comunque a Roma c'è una tradizione sartoriale, c'è la moda, ma c'è anche il pezzo di tendenza e l'innovazione che noi tutti comunque vediamo. Ed è, questa cosa è tangibile. Apro qua un ricordo brevissimo, non mio, ma nonna Pina, la nonna di mio marito, era pantalonaia e lavorava alla fine degli anni 40 in una di queste botteghe, di queste sartorie, qua proprio su via Frattina. Sartoria che confezionava abiti da uomo di alta, ovviamente, sartoriali, e lì conobbe anche nonno Renato, che poi Sì, diventò certo. suo marito, e hanno vestito attori come Aldo Fabrizi, Amedeo Nazzari, insomma, era vero, è vero. Senti, Beatrice, quale secondo te, quale capo secondo te più rappresenta questo binomio di cui stiamo parlando, questo binomio tradizione-innovazione? Allora, sicuramente se dovessi rispondere a questa domanda direi il cappotto, perché il cappotto è un capo che ha tutta una serie di dettagli, di codici sartoriali che poi io l'ho studiato e una fashion designer secondo me deve conoscere nel momento in cui fa un cappotto,
e si può lavorare tantissimo proprio sul dettaglio per innovare il capo. Quindi si parte magari da un cappotto classico tradizionale e si lavora magari su quel dettaglio, quel codice, no? E si va a lavorare proprio modificando il design, ad esempio. E quindi si presta moltissimo, secondo me, a questo connubio tra tradizione e innovazione. Poi, ad esempio, io portavo questa mattina un cappotto, diciamo il Long Run, che è il cappotto iconico di Max & Co., che guardate in realtà è molto simile a questo. Questo però è il runway, semplicemente cambiano, diciamo, le tasche, che sono laterali, in questo caso li vedete frontali, e parliamo di un cappotto in 100% lana vergine, con cintura in viva, quindi una vestibilità comunque molto fluida, però è molto interessante perché, nonostante sembra apparentemente un cappotto semplice, in realtà ha tutta una serie di dettagli, 100% lana, quindi una qualità comunque assoluta, no? Che il brand continua ancora a portare avanti, e soprattutto è un cappotto di foggia maschile. Io lo trovo molto interessante proprio a livello, no? Anche si può giocare molto con lo styling, perché io ad esempio questa mattina, so se mi vedete, lo avevo abbinato con questo vestito lungo di un tessuto più leggero rispetto al cappotto, quindi giocare anche proprio col contrasto tra pesante e leggero nei vestuti, ma anche il maschile, come vi dicevo, il cappotto di foggia maschile con un abito magari, no, più femminile, di un tessuto più leggero. E quindi questo, diciamo, è un tipo di contaminazione che io amo molto e che anche Max & Co. propone, cioè questo concetto proprio di versatilità nello styling di outfit che comunque si possono indossare in varie occasioni durante il giorno grazie a questo abbinamento tra i contrasti. Poi ovviamente qui ne abbiamo moltissimi e sì, mi piace molto con questo contrasto proprio dai vestiti. Ne ho scelti tanti, e c'è anche l'elemento bianco, il cappotto elemento bianco. Eccolo qui. Hai scelto diversi cappotti, anche il trench, vedo. Vuoi parlarci? Sì. Parlaci, raccontaci un po' degli abbinamenti che hai scelto. Assolutamente. Cosa ci dici? Allora, partiamo da questo cappotto elemento bianco. Io sono grande fan del bianco. E allora, innanzitutto è un cappotto in 70% lana vergine, cucito a mano e sfoderato, quindi molto leggero, e appunto ha dei dettagli, non tanto un cappotto sartoriale, che lo rendono però molto casual, molto pratico, una vestibilità oversize, le spalle sono scese, quindi è molto comodo, e anche ovviamente per la qualità, che appunto il brand nasce proprio con un concetto di sartorialità, ma soprattutto cura moltissimo la ricerca appunto nella qualità, nel dettaglio, che appunto rende il capo, no, innovativo. E lo abbiamo abbinato con questa gonna in stampa mucca, abbinata alle sue scarpe e la borsa, che tra l'altro è l'ultima tendenza del momento, che io amo perché secondo me rompe completamente, no, questo stile sartoriale con un tocco un po' più country, quindi lo trovo molto interessante. E sotto abbiamo messo la T-Flower iconica di Max & Co. con una maglia bianca, che è la maglia Orione, scusate, che ok. E quindi c'è un concetto di layering che trovo molto interessante, perché consente comunque anche di togliere un capo, di rimetterlo, e quindi diventa un outfit adatto a varie occasioni. Quindi anche quello che vi stavo dicendo prima. Abbinare magari anche una maglia più leggera sopra il cappotto, anche questo è molto interessante. E ovviamente, come vi dicevo, la qualità è ottima. Quindi questo è un primo cappotto, un primo outfit che a me personalmente piace molto. E poi questo Long Run di cui vi parlavo. Scusate, il cappotto runway, Long Run era quello che indossavo stamattina, ed è un cappotto in 100% lana vergine, anche lui di foggia maschile, molto interessante, in questo prendilo, rosso, che è uno dei colori, diciamo, più importanti comunque del brand, se non il colore principale, e l'ho voluto abbinare dandogli un tocco magari un po' più sportivo, più streetwear, quindi casual, adatto a varie occasioni, perché magari si può indossare per andare al lavoro, in ufficio, piuttosto che ad esempio di giorno per uscire, per andare a fare un aperitivo. E questi sono molto interessanti perché sono i jeans feeling che Max & Co. ha creato proprio partendo da un modello d'archivio del 92, aggiungendo questa banda in denim grezzo, quindi quel concetto che vi dicevo di tradizione e innovazione, partire dal pezzo d'archivio è molto interessante. Quindi, diciamo, il berretto, i pantaloni, la parte più streetwear che contamina l'outfit. E poi invece la camicia, che è più vicina magari ad un concetto, diciamo, sartorialità, che riprende appunto quel concetto del cappotto.
Poi abbiamo messo la sneakers, quindi è un look sportivo ma anche elegante al tempo stesso. E poi abbiamo il nostro trench Brescia, che tra l'altro è molto interessante perché è un tessuto tecnico di cotone che io ho voluto abbinare giocando proprio con un contrasto tra i tessuti. Quindi un gessato, che è il classico tessuto, diciamo, formale, no, da ufficio, che contrasta perfettamente invece con un tessuto più tecnico, più sportivo. Tra l'altro, trench è molto interessante perché ha tutta una serie di dettagli proprio a livello di design che lo rendono molto particolare. Cioè, questo è un trench che fondamentalmente ha tutto. Ha la parte davanti, il doppio petto, la parte dietro con questo taglio a punta che è molto interessante, lo spacco. Quindi questo per dirvi che comunque c'è un lavoro proprio sul dettaglio, sul design, no? Per rendere il capo innovativo. E Cos'è questa sì, questa, pettorina? esatto, è una maglia, questa qui pure ha una qualità altissima e l'abbiamo abbinata sopra la camicia in Oxford, quindi classico tessuto da camiceria, anche qui questo concetto di layering che comunque è quello che vi dicevo prima, no? Sostanzialmente per mettere, diciamo, il capo in varie occasioni. E poi volevo parlarvi un attimo in realtà di questo trench ancora, perché guardate il dentro è foderato in un tessuto che in realtà è più sartoriale, quindi secondo me è molto interessante perché il lavoro che fa il brand è proprio di mixare tessuti molto diversi tra loro, tra un tecnico, no? Che abbiamo fuori e invece un tessuto più sartoriale dentro. E poi vi faccio vedere invece un'alternativa a questo trench che è il cappotto cognac in color fondente che abbiamo proposto appunto in alternativa al trench, comunque stava molto bene come abbinamento, e abbiniamo questa mini bag a braccio che trovo molto interessante anche per il discorso dei colori, e l'abbiamo anche nella versione maxi invece che avevo pensato per il secondo outfit con il cappotto rosso. E adesso vi faccio vedere tra l'altro i vari modi in cui si può portare questa borsa, che è molto interessante. A me piace molto metterla così. Anche per Sì, è dormire. molto, molto di tendenza, no? Proprio l'abbraccio, esatto. Vabbè, il classico. Oppure la versione un po' più sportiva, diciamo, ovviamente adesso è molto gonfia, però Bellissimo. è così. Ok, poi abbiamo per ultimo, ma non meno importante, il cappotto Rapport, di cui io volevo parlare perché secondo me è proprio molto innovativo nel design. Innanzitutto è un cappotto di grande qualità perché è un 70% lana e il restante è cashmere. Poi anche nel design, no? Abbiamo queste tasche che secondo me hanno un design più sportivo. La manica, cioè, ha una vestibilità oversize, molto comodo, però allora è anche un cappotto molto casual, nonostante è un cappotto doppio petto. Quindi questo per dirvi che si può partire dal classico, dalla sartorialità, ma magari anche lavorare sul design che rende il capo innovativo e lavorare anche con queste contaminazioni appunto di stili di design. E secondo me è molto interessante ed è quello anche che secondo me noi fashion designer dovremmo un po' fare, no? Nella moda. Poi diciamo che un'altra cosa che io vorrei dirvi e sottolineare è l'importanza della qualità. Perché molto spesso noi magari compriamo un capo perché è bello, perché ha una certa estetica, giustamente perché è di tendenza ed è una cosa che comunque noi ti facciamo, però dovremmo anche, secondo me, io voglio sensibilizzare anche da questo punto di vista ad un acquisto più consapevole. Quindi guardare proprio anche al valore del capo, alla qualità, che un po' rappresenta anche il nostro Made in Italy, no? Perché comunque è una cosa che stiamo perdendo. La società, come vi ho già detto, i tempi sono molto veloci, si vuole tutto subito, la moda mostra tutto subito e si produce tutto subito. E quindi secondo me questo rischia di far perdere proprio quella che è la ricerca dell'ereditarietà, del valore italiano, che secondo me purtroppo è sempre più in crisi. Quindi più che altro sì, tradizione e innovazione, ma anche Qualità. sottolineare sì, esatto. E quindi ricapitolando, se dobbiamo uscire al mattino, riassumici velocemente cosa riusciamo a
declinare, come riusciamo ad essere presentabili per tutte le varie situazioni della giornata senza cambiare troppo, Certo. senza cambiarci troppo. Rifaccio un attimo Allora. una sintesi, Sì. no? Allora, come vi ho già detto, mixare tanti tessuti diversi da loro, secondo me, può aiutare a creare degli outfit che siano adatti a più occasioni. Quindi, magari, come vi dicevo, un tessuto più tecnico, un tessuto più formale da ufficio, come il gessato, però anche nel layering, perché questa sovrapposizione di capi consente, no, di togliere quello che c'è sopra e lasciare quello che c'è sotto in base alle occasioni. E anche negli stili, quindi ad esempio un look che ha dei jeans, delle parti, no, un po' più streetwear e più sportive, con invece un cappotto più sartoriale e più elegante, può essere adatto a situazioni magari più formali, quindi andare a lavoro in ufficio, piuttosto che magari uscire, andare a fare un aperitivo. Quindi mixare, diciamo, è il trucco ed è anche quello che fa Max & Co, perché comunque no, la donna di Max & Co è una donna attiva, una donna che ha tante attività da svolgere durante la giornata. E quindi indossa sempre anche lo stesso capo, lo stesso cappotto in più occasioni. Certo. E questo secondo me è molto interessante e molto anche comodo, no? Pratico proprio. Assolutamente, è reale, Esatto. è la realtà, è la Sì. realtà. Bene, allora, Non so se ci sono nel domande, frattempo, voi, esatto, avete esatto. qualche curiosità? Qualche piccola Accettiamo tutto. dubbio volete raccontarci? Volete chiederci di chiederle più che altro qualcosa? Sono delle ragazze che tra l'altro ho visto anche nella sessione di styling di questa Ah, mattina, ci che siamo già bello! conosciuti, Sì, perché sì. poi tu arrivi da una Sì. giornata di Di consigli. consulti, di Sì. Se consigli da questa mattina. volete, io sono qui. E se no ci sono magari, c'è qualcosa? Sì. Allora. Con che cappotto abbinereste il look che avete oggi? Allora, con che cappotto abbinereste il look che avete Fallo oggi? vedere, fatti vedere il tuo cappotto Allora, il nero. mio cappotto, però posso farci vedere anche questo, che tra l'altro come colori non ci dispiace, perché il rosso Vai. Moniqua ci piace molto, che tra l'altro praticamente è molto simile al modello che avevo questa mattina, ed è runway, questo cappotto, molto interessante secondo me, e quindi molto comodo, comunque il vestito rimane sempre più lungo, quindi anche a livello di lunghezza, secondo me, comunque crea un certo equilibrio, no? Anche nell'outfit. E poi a me una cosa che piace molto, comunque, è anche indossarlo proprio sulle spalle, non inserirlo, cioè non metterlo completamente, lo trovo anche molto più comodo, molto più pratico. Poi tra l'altro, mamma mia, è comodissimo, caldissimo. Poi nelle ottobrate Sì, romane assolutamente. lo Però tieni no, è molto forte. comunque strutturato come cappotto rispetto magari a questo che vi facevo vedere prima, che invece è un cappotto sfoderato, più, diciamo, sicuramente meno strutturato rispetto a questo qui in rosso. Quindi quello dipende anche in un certo senso dalle scelte. E io personalmente amo i capi più strutturati, quindi la Cosa spalla, no, in un certo certo. modo, Cosa piuttosto metteresti che sopra il scendere mio? sopra il tuo. Allora, intanto metterei un bel maglione tipo over layering, che secondo me Ok. funziona. E poi adesso anche il cappotto sopra la giacca è una cosa che secondo me funziona molto. Quindi magari lo possiamo pure provare l'elemento sopra il suo, che tra l'altro non sta male, secondo me. Aspettami. Ti Faccio piace io il la bianco, novella, Sofia? Vai, più che altro per chi ci sta vai. Il seguendo. mio colore preferito questo, attenzione. Che non è bianco, ma Non trovo la manica. Voilà. vai. Sì, a me piace molto, sta molto bene anche con lo stivale in paletto. Modello Giuditta. Sì. Modello Elemento. Sì. Bello. Sì, molto interessante anche a livello di design e di qualità. Bene. Forse ci sono delle altre domande? Allora, cara Beatrice, come decidere la lunghezza giusta di un cappotto? In realtà è una domanda, nel senso non c'è secondo me non c'è una risposta a questa domanda, perché dipende un po' nel design, nella moda non ti posso dire che c'è una lunghezza precisa per un cappotto. Ovviamente
quello è anche un po' gusto, se si è più alti, più bassi, ovviamente si fa una determinata scelta. Io per esempio però sono bassa, mi piacciono i cappotti lunghi, quindi tutto a dire, cioè nel senso, a me piace moltissimo l'oversize, mi piace moltissimo il cappotto lungo, e non penso in generale che ci debba essere, ecco, una regola in particolare. Quello no, sicuramente. Libertà. Sì, assoluta, sì, assoluta, anche a prescindere da, ma sì, dall'altezza. La moda è bella perché varia, siamo così, cioè. Personale, personale. Si personalizza. C'è qualcos'altro, sì? Allora, quali sono i colori di tendenza di questa stagione, secondo voi, secondo te? Allora, diciamo che a me piacciono molto le tonalità neutre, il bianco, quindi questi toni così che in realtà trovo molto mettibili e secondo me anche molto facili da moda da proporre, molto acquistabili. Però anche lì magari l'accessorio è un po' più strong, un po' più acceso per fare la differenza, aiuta nello styling, cattura l'attenzione, quindi magari anche una borsa, no, che può essere di un colore più scuro, è una cosa che secondo me è molto interessante. Quindi comunque bianco, diciamo, probabilmente. A me piace, esatto, a me piace il bianco, però ovviamente... Si vedrà molto bianco. Allora, vedremo molto bianco. Sì, a me secondo me comunque toni neutri, più verso quella, l'ottica, diciamo, no, del minimalismo e la pulizia, quindi queste tonalità qui, sicuramente. Okay. Nient'altro? Perfetto. E, io forse ti farei quest'ultima domanda, ma è più un gossip. Come è nata questa tua passione? Come ti sei approcciata a questo mestiere? Sì. Allora, io in realtà non è che abbia chissà che storia da raccontare a questo proposito, però diciamo che nel periodo delle superiori, quando frequentavo il liceo linguistico, sicuramente devo tanto anche alla mia maestra, perché ho frequentato dei corsi di disegno privato, di fashion design, quindi mi sono iniziata un po' ad approcciare alla materia, alla moda, all'illustrazione, e da lì un po' poi è iniziata questa passione, ho iniziato a frequentare l'Accademia Costume e Moda, però in realtà già da piccola io amavo disegnavo le persone che conoscevo, con ognuno con un outfit diverso, io al centro, cioè robe assurde, perché ovviamente manie di protagonismo, però diciamo che un po' già da piccola si vedeva che il destino era quello. Questo è, insomma, sì. È già una disegnavo storia. Disegnavo sempre i vestiti già da quando comunque ero piccolissima, mi è sempre piaciuto, ecco. Bene, bene, ti ringrazio. Grazie a te, grazie a voi. E grazie ancora a te e a tutti, e grazie di essere stati qui. E anzi, ora che avete, insomma, preso e appreso consigli e questo bagno di colori e di look, andate, prendetene e andate. In pace. Grazie a tutti.